corsie ciclabili, prosegue la polemica a Terna, un'interrogazione del consigliere Franco Fracassa che non ha avuto una risposta da parte dell'assessore Maurizio Verna. Come lei ha chiamato però? Come l'ha chiamato? Guardi, visto anche la somiglianza, l'ho definito il Toninelli di Teramo per il semplice motivo che è adottato diciamo quello che era stato il pensiero del Toninelli nazionale, quindi avvantaggiare i velocipedi con queste corsie e modificando il codice della strada. Il codice della strada è una cosa importante, non si può modificare con un decreto legge solo per favorire i monopattini. Purtroppo ho portato in consiglio comunale i dati nel 2020 di quante persone purtroppo sono morte grazie a queste corsie improvvisate, che autorizzano diciamo questi ragazzi, questi usufruitori di monopattini ad andare a delle velocità anche sostenute, e purtroppo ci sono state 123 incidenti gravi in tutta la nostra nazione, di conseguenza con parecchi morti, ma questo si va a sommare con i 136 invece con gli incidenti diciamo delle bici, che sono 17.521 nel 2020, con 254 decessi. Io quello che ho cercato di far capire a Verna, e non a Toninelli perché parliamo a Verna di Teramo, cerca di far capire che quel tratteggiato a terra è una falsa tutela, perché chiaramente essendo un tratteggiato le macchine e gli autobus possono e devono sormontarla perché lo spazio è quello, non hanno altro motivo, altra possibilità di movimentazione. Quindi a mio avviso è una falsa tutela e noi rischiamo di far sì che i ragazzi convinti di essere tutelati siano ancora di più in pericolo. Basta pensare a Piazza Garibaldi, quella striscia rossa, se prima i ragazzi usufruivano del sottopasso, adesso si sentono autorizzati di passare sopra. Questo è stato un errore madornale di questa amministrazione. No alle corsie promiscue. No alle corsie promiscue, occorre avere gli spazi giusti sulle strade dove ci sono le misure per poterle realizzare, io sono convintamente favorevole, ma dove è una strada dove le misure sono appena sufficienti perché ci passano due autobus, noi creiamo una falsa tutela.